Liberi.tv, spazio certi diritti, quest'oggi in nostra compagnia Simonetta Moro, presidente di Polis Aperta, l'associazione nazionale, che adesso Simonetta ci spiegherà di cosa si tratta. Innanzitutto ti salutiamo, Simonetta. Ciao a voi, buonasera e buonasera a chi ci sta vedendo e ascoltando. Grazie Simonetta. Inizierei appunto con il parlare dell'associazione, di cosa si occupa a carattere nazionale e locale Polis Aperta. Sì, allora, intanto Polis Aperta ufficialmente esiste da pochi anni, dal 2009, e lo scopo principale è sicuramente quello di promuovere la visibilità delle persone omosessuali e anche transessuali all'interno delle forze dell'ordine in Italia, quindi dalla polizia locale, polizia di Stato, carabinieri, guardia di finanza, e anche all'interno delle forze armate, cioè tra i militari. E l'altro obiettivo che ci proponiamo è sicuramente quello di contrastare l'omofobia, la transfobia, sensibilizzando da un lato le istituzioni preposte e dall'altro cercando di guadagnare la fiducia della comunità LGBT, essendo anche noi persone LGBT in divisa, e siccome sappiamo che insomma nei confronti delle divise storicamente non c'è molta fiducia, no, da parte delle persone gay, lesbiche, transessuali, anche se ci sono dei, diciamo, dei precedenti storici anche Sì, beh. di opposizione, no, tra le due parti. Invece Certo. vorremmo, diciamo, congiungere e riuscire ad avviare delle collaborazioni positive, soprattutto per far emergere il sommerso, il fatto di denuncia di crimini transomofobici. Perfetto, anche perché ci sono obiettivi comuni. Io a questo punto ti chiederei se è più difficile dichiararsi omosessuali in un ambiente militare rispetto a quello civile. Sì, allora, apparentemente, diciamo, a livello così emotivo di pancia sembrerebbe di sì, perché appunto gli ambienti, soprattutto militari, ma anche di polizia, sono visti come ambienti rigidi in cui le persone, no, tendono ad omologarsi, anche il fatto di portare una divisa, no, che rende tutti uguali. In realtà si lavora comunque in piccoli ambienti, reparti più o meno grandi. Quindi alla fine dipende molto dal tipo di persone che hai intorno. Magari hai delle persone che comunque sono aperte, sono serene e quindi ti accolgono in maniera amichevole, soprattutto se già hanno, diciamo, stima di te. Il fatto che tu rivedi questa cosa dall'esperienza che abbiamo delle due suscita anche ammirazione, no? Viene vista come un'azione di coraggio. Quindi, insomma, Certo. come in tutti gli ambienti di lavoro, anche qua dipende dalle persone che ti circondano e dalla qualità dei rapporti che tu sei riuscita ad instaurare con i tuoi colleghi. Mentre invece Simonetta, le donne come vengono considerate in questo ambiente che, come si sa, è prettamente maschile, come i corpi militari e paramilitari? Sì, allora, in quei corpi come appunto l'esercito o carabinieri, polizia di Stato, dove le donne sono ancora una minoranza, sicuramente essendo in minoranza prevale una cultura maschile o anche machista, purtroppo. E quindi, insomma, da quello che sappiamo, che ci dicono anche i sindacati, no, che cercano di lavorare anche su questi aspetti, no, della parità tra i sessi, le donne tendono ancora ad omologarsi al modello maschile, quindi a un certo punto mettono da parte le loro prerogative femminili e per essere sullo stesso piano dei colleghi maschi adottano, no, degli atteggiamenti simili. E in altri ambienti, per esempio nella polizia locale, municipale dove io lavoro, dove per esempio da me c'è una leggera maggioranza di donne addirittura, e sicuramente
emergono anche le caratteristiche femminili, c'è cioè più equilibrio. E tra l'altro nel mio lavoro io ho riscontrato che la parte femminile, sia che l'esprima una donna, sia che l'esprima un uomo, è comunque importante perché non è solo un lavoro di repressione o prevenzione, ma che ha anche caratteristiche sociali in cui devi saperti rapportare con le persone, devi sapere dialogare, no? Per evitare poi di esacerbare eventuali conflitti, e Sicuramente. queste sono caratteristiche prettamente femminili, che però vedo che hanno anche i colleghi maschi. Quindi No, beh, sarebbe quello sicuramente. importante equilibrare questi aspetti. Assolutamente. A voi avete un sito internet che è www.polisaperta.it che consiglio ai nostri amici web ascoltatori di visitare. Lì vi è un vademecum che avete ideato appunto voi ed è liberamente scaricabile e si rivolge ai crimini di odio. Come recita lo slogan, la miglior difesa è la conoscenza. Ce ne vuoi parlare un po' dell'esigenza, insomma, della stesura di questo Sì, vademecum? allora noi siamo partiti comunque dal dato di fatto che in Italia non esiste una legislazione specifica che punisca i crimini d'odio a carattere omofobico e transfobico. Però nel codice penale, nel nostro codice penale italiano, sono comunque contenuti degli articoli che puniscono determinati comportamenti che poi sono legati a questo genere di crimine. Quindi se io sono picchiata da qualcuno, offesa da qualcuno in quanto lesbica, magari la legge italiana non contempla, no, l'aspetto, l'aggravante di quest'odio nei confronti delle lesbiche, però il fatto di aver subito lesioni da una persona, di aver subito delle ingiurie è comunque punito. E quindi in questo vademecum innanzitutto diamo delle indicazioni su come comportarsi sul momento, no? Per esempio se ci sono dei testimoni, prendere i nominativi, se si è stati aggrediti fisicamente, andare all'ospedale e farsi rilasciare un referto per documentare le lesioni specificando le circostanze, no? Che non è stato, che non siamo caduti dalle scale, ma che qualcuno comunque ci ha picchiato, e magari specificare anche il Aggredito, sì. motivo, e prendere eventualmente numeri di targa. Quindi diamo una serie di indicazioni pratiche che magari chi non ha mai vissuto queste esperienze non conosce, che invece sono importanti, e poi citiamo alcuni articoli che appunto possono, diciamo, renderci giustizia. E comunque anche il fatto di specificare che l'aggressione è avvenuta per un motivo di odio transomofobico è importante, perché anche se non c'è una legge specifica, la Polizia di Stato italiana insieme ai Carabinieri hanno attivato un osservatorio che si chiama OSCAD, a cui è possibile, insieme alla denuncia fatta presso la caserma dei Carabinieri, fatta in questura, è possibile scrivere una mail che si esporta a questa denuncia, e questo osservatorio raccoglie il dato appunto specificando che si è trattato di un crimine transomofobico. Inoltre segue anche, se noi gli indichiamo fatto la denuncia alla questura di Bologna, si mette in contatto con la questura di Bologna e si interessa che il caso venga seguito nella dovuta maniera. Questo indirizzo email lo troviamo sia sul sito dei Carabinieri sia sul sito della Polizia di Stato, e la sigla OSCAD sta per Osservatorio contro gli atti discriminatori. Simonetta, tu in una conversazione, diciamo, tra me e te, hai anche accennato del fatto che comunque le forze dell'ordine stanno monitorando le violenze a sfondo omofobico e transfobico, giusto? Sì, Quindi appunto questo è un. tramite questo osservatorio che è stato voluto, ideato da Manganelli, che è purtroppo scomparso Sì, recentemente, da che era il poco. capo della Polizia di Stato, e la sua filosofia era appunto quella che la
la richiesta, cioè che sia le forze dell'ordine sia la politica erano indietro rispetto a quella che era la richiesta sociale, quindi di una protezione anche delle persone omosessuali e transessuali. E quindi lui diceva: è nostro compito, nostro dovere proteggere la comunità e quindi occuparci anche di questi aspetti. Quindi, diciamo, una persona, insomma, al passo con i tempi, ecco, molto Visto sensibile. che hai citato proprio la politica, a proposito di matrimonio egualitario, come si pone Polizia Aperta su questo argomento alquanto attuale e spinoso, almeno dal punto di vista italiano? Allora, anche se dicevo che appunto il nostro obiettivo è quello di contrastare i crimini transomofobici, sicuramente la questione dei diritti, quindi del matrimonio tra persone omosessuali, anche delle adozioni, dell'appropriazione, cioè del diritto comunque a crearsi una famiglia, è un aspetto che va di pari passo con il contrasto all'omofobia, perché diciamo che senza questi diritti rimaniamo dei cittadini di serie B e quindi è come se lo Stato in un certo senso legittimasse anche una forma di discriminazione, quindi di violenza nei nostri confronti. Quindi diciamo che l'acquisizione di questi diritti è forse ancora più importante, a mio avviso, di una legge contro l'omofobia. Comunque è imprescindibile, cioè le due cose vanno di pari passo, altrimenti è lo Stato stesso che appunto legittima comunque una forma di discriminazione, quindi ci vogliono entrambe le cose, diciamo, sia i diritti in termini positivi, sia delle leggi che ci difendano dalle discriminazioni. Assolutamente. Quindi, a proposito di istituzioni, quale difficoltà maggiore trovate proprio nei confronti delle istituzioni, se ce ne sono difficoltà? Sì, allora ultimamente, appunto, come dicevo, per esempio con l'OSCAD, ma anche le stesse amministrazioni comunali, vedo che iniziano ad occuparsi di queste tematiche. Anche al comune di Bologna, presso cui lavoro, abbiamo avviato una formazione proprio specifica per la Polizia Municipale, che è stata notata dal Comitato Pari Opportunità, che anche si vorrebbe occupare a livello di tutti i dipendenti di questo tipo di tematiche. E quello che io ho riscontrato, quindi più che un'opposizione, no? Un dire no, non ci vogliamo occupare di voi, perché comunque non ci interessate, una sorta più che altro di imbarazzo, dovuta a una scarsa conoscenza di queste tematiche. Quindi, insomma, sta entrando in testa che bisogna occuparsene, no? Anche grazie alle È direttive positivo. europee che stanno arrivando, però le persone preposte sono un po' impreparate, no? Magari si è lavorato tanto sull'uguaglianza uomo-donna, anche se, insomma, i risultati ottenuti, insomma, siamo ancora lontani da una vera e propria parità. Sulle questioni LGBT c'è proprio una scarsa conoscenza, quindi c'è, secondo me, un po' anche una sorta di pregiudizio positivo, no? Di cavarsela dicendo: ma io tratto tutti allo stesso modo, no? Quindi non c'è problema. Invece in realtà esiste uno stigma sociale, esistono delle differenze, soprattutto per quanto riguarda le persone transessuali, che sono quelle che penano di più, a mio avviso, e che vengono sempre messe un po' da parte, ed è importante conoscere bene queste tematiche, entrarci dentro, capire quali sono le differenze, e che trattare tutti in maniera uguale non è sempre producente, cioè bisogna tenere conto delle diversità e agire a seconda delle differenze. Senti Simonetta, visto che comunque le associazioni sono fatte di persone, ci puoi raccontare una storia, un episodio che ti ha particolarmente commosso o fatto arrabbiare nello svolgere il tuo lavoro inerente appunto la comunità gay, la comunità LGBT, insomma? Allora, diciamo che a livello lavorativo, episodi che riguardino la comunità LGBT,
non ne ho avuti, insomma. Però sicuramente la cosa che mi ha toccato di più è stata la mia esperienza personale all'interno, no, del mio lavoro con i miei colleghi e quindi il mio coming out, che è stato graduale, che diciamo è partito dal chiedere un'autorizzazione al comandante di partecipare in divisa a una conferenza che viene fatta a livello europeo ogni 2 anni e che tratta appunto di crimini transomofobici, e il comandante è stato molto disponibile nei miei confronti, anche è stata l'occasione anche per parlarci, per conoscerci, e da lì a cascata, poi essendo stata chiamata per rilasciare interviste, insomma, diciamo rendendomi visibile anche a livello mediatico, e poi sempre più colleghi, insomma. Nel tempo si sono complimentati con me per il tipo di lavoro che stavo facendo. Appunto, come dicevo prima, il mio coming out è stato visto proprio come un'azione coraggiosa, no? Da Sì. molti colleghi, che magari ce ne saranno altri che avranno idee diverse, però diciamo che l'ambiente intorno a me non è rimasto, non si è opposto, né è rimasto indifferente, ma anzi mi ha espresso proprio una grande solidarietà. E questo coraggio mi è derivato dal contatto che ho avuto la fortuna di avere con colleghi che appartengono ad associazioni simili a Polis Aperta, che sono presenti in altri paesi europei e con le quali formiamo una rete europea. Per esempio, esiste un'associazione in Inghilterra, in Irlanda, in Francia, in Spagna, insomma, ogni paese ha la propria. E naturalmente i paesi del nord Europa sono molto più avanti, queste associazioni, o sono dei veri e propri sindacati, o comunque sono inseriti a livello istituzionale all'interno della polizia, anche perché negli altri paesi si ha un unico corpo di polizia, invece in Italia Noi ne abbiamo il abbiamo. problema di avere tanti. No, finanza, carabinieri, polizia di Stato, ogni comune ha la sua polizia locale, quindi è un po' più difficile. Però il contatto, cioè sentire l'orgoglio di questi colleghi di portare una divisa, di non vergognarsi del proprio orientamento, della propria identità di genere, mi ha dato una grande forza e mi ha fatto capire anche il valore, no, di riunirsi assieme, diciamo, a livello europeo. Spesso noi quando sentiamo parlare di Europa, di comunità europea, riguarda ormai solo le questioni economiche, sembra una specie di gara, di competizione per stare al passo, invece bisognerebbe tornare a questi aspetti umani. E devo dire che la rete europea non solo ha fatto sì che nascesse Polis Aperta in Italia, ma i colleghi più avanti sono quelli che dicono: se avete bisogno, chiedeteci, che comunque ci danno molto supporto sia a livello psicologico e anche a livello materiale, diciamo, ci finanziano anche alcune cose, viaggi, no, per fare gli incontri. Quindi è, insomma, è un tipo di solidarietà che sinceramente mi ha commosso e mi ha fatto proprio capire il valore di unirsi, no, a livello Certo. europeo. Questo qui nel micro, no? Nel piccolo della polizia LGBT, però se si riuscisse ad avere rapporti di questo tipo anche per quanto riguarda l'alta politica, l'alta finanza, cambierebbero. Bisogna lavorarci. Comunque la realtà di Polis Aperta è una bellissima realtà. Tu stessa lo dici con forza, il fatto del coming out è bellissimo perché comunque ti dà un'energia penso unica e comunque non ti fa sentire solo all'interno di un corpo, magari che è quello paramilitare, militare o comunque delle forze dell'ordine, che è un po' come l'ambiente calcistico che ci dice non esistono i gay nel calcio. Non credo che sia così e non, è bello sentire dire che comunque poi si è apprezzati più che accettati per quello che sia, perché poi viene prima il lavoro, la persona e la tua Sì. professionalità. Sì, infatti devo dire che noi da fuori veniamo percepiti come un'associazione, no, che cerca di aiutare, che magari se c'è il caso di discriminazione. In realtà non è questo il nostro compito principale, ma è quello di fornire
promuovere dei modelli positivi di coming out, cioè di agire insomma in termini di azioni positive, no? Più che andare a scovare il negativo, che poi spesso anche nei fatti di cronaca bisogna stare attenti, perché appunto un crimine d'odio transomofobico, il movente deve essere il fatto che io odio quella persona in quanto omosessuale, ma se per esempio sto litigando per un parcheggio con un omosessuale e magari non so neanche perché è omosessuale e lo picchio, è tutto un altro tipo di crimine, cioè non c'è la discriminazione, quindi anche lì sul negativo è un po' difficile andare a sondare insomma proprio la verità, quindi noi preferiamo insomma mettere in campo buone prassi e cercare di offrire degli esempi positivi. Chiarissimo. Senti Simonetta, a giugno quest'anno a Palermo si svolgerà il Pride nazionale, voi ci sarete? E soprattutto mi dici quanto è importante manifestare per l'orgoglio della comunità LGBT? Allora sì, noi ci saremo, stiamo cercando di organizzarci soprattutto con i soci che abbiamo al sud, che sono pochi però stanno crescendo e si stanno preparando per l'appuntamento di Palermo, e dal nostro punto di vista e anche diciamo da un punto di vista europeo, no, degli altri paesi, queste manifestazioni sono molto importanti, tant'è che all'estero troviamo i colleghi, alcuni colleghi che riescono a partecipare in divisa a queste manifestazioni. Quindi adesso noi partecipiamo con le magliette dell'associazione, con uno striscione molto esplicito che dice chiaramente chi siamo. Ci è capitato che le persone lo prendessero anche per uno scherzo, cioè ci dicessero ma cos'è una specie, cioè fate finta, no, di essere la polizia così per scherzare, invece no, siamo proprio. Però appunto il problema in Italia di sfilare in divisa è che innanzitutto queste manifestazioni vengono ancora un po' strumentalizzate a livello politico, e Polis Aperta cerca di essere super partes, di non prendere posizioni. Certo. E poiché siamo in pochi nell'associazione, siamo ancora meno ad essere visibili e siamo tutti sparsi in corpi diversi, quindi insomma vabbè, ci mancano ancora. Sì. Ancora sicuramente, però sicuramente partecipare come associazione per noi è molto importante. Io penso che comunque il fatto di vedere il vostro striscione al Pride nazionale sia anche di esempio per altri che magari vorrebbero sfilare e magari non hanno il coraggio perché ancora non hanno fatto coming out, magari vedervi lì può essere d'impulso per unirvi e per chiamarvi. E a questo punto, visto che purtroppo il tempo a nostra disposizione è terminato, io voglio chiederti innanzitutto gli appuntamenti prossimi, appuntamenti futuri, quindi sicuramente quello del Pride, non so se ce ne sono altri, ma poi come contattarvi, chi volesse appunto sostenervi anche economicamente, perché diciamo che le associazioni si sostengono anche economicamente, iscriversi oppure collaborare, come deve fare? Allora, vabbè, i prossimi appuntamenti saranno quelli del Pride, e poi sicuramente noi abbiamo in programma alcuni incontri presso circoli LGBT, siamo sempre disponibili nel limite del possibile a confrontarci con la comunità LGBT. E stiamo comunque continuando a collaborare con l'OSCAD sul versante del contrasto all'omotransfobia. E per contattarci, allora, innanzitutto a Polis Aperta si possono iscrivere non solo persone in divisa, ma anche civili, magari che vogliono appunto darci una mano. Per esempio abbiamo una persona che non è un poliziotto ma che ci cura il sito internet, ma anche solo fare la tessera per dare appunto un contributo. E, è possibile contattarci attraverso il sito, dove trovate sia le modalità per iscriversi all'associazione, sia le email per mettersi in contatto con noi. Purtroppo non abbiamo una sede fisica, non abbiamo la possibilità di lasciare un numero di telefono, perché essendo tutti volontari che appunto lavorano
su turni c'è difficile stabilire degli orari, insomma, dare un numero di telefono a cui rispondere in maniera fissa, però via mail è possibile contattarci velocemente e inoltre abbiamo anche una pagina su Facebook, Polizza Aperta, a cui è possibile chiedere l'amicizia e anche attraverso quella entrare in contatto con lui. Benissimo, benissimo Simonetta. Io ti ringrazio del tuo tempo. Io mi auguro che veramente più persone facciano parte di Polizia Aperta perché anche questa è una bellissima realtà. Anche qui in Calabria abbiamo la nostra amica Anna Maria D'Andrea che si occupa egregiamente appunto di Polizia Aperta e della tematica, insomma, relativa alle forze dell'ordine. Speriamo che siate sempre di più e io ti ringrazio nuovamente per il tempo che ci hai dedicato, Simonetta Moro, presidente nazionale di Polizia Aperta, e speriamo di vederci presto, o qui su libri.tv o in altre location. Grazie ancora Simonetta e io cedo la linea a Donato Volpicello della regia. Ciao Grazie a voi. Simonetta. Ciao, ciao, grazie.